progetto Valsovitis vede appunto la collaborazione di un gruppo di lavoro, un gruppo di partner che hanno ognuno un compito ben preciso e tutti finalizzati al recupero e alla valorizzazione di diversi sottoprodotti della filiera vitivinicola, a partire dai sermenti nella fase di potatura, dalla quale si ottiene non solo energia ma anche un biochar che viene utilizzato ad uso agronomico nel terreno, al riutilizzo attraverso dalle ceneri del biochar, anche del rame che nel corso della stagione vegetativa viene utilizzato per i prodotti, per i trattamenti fitosanitari. Questi sono solo due aspetti. Gli altri aspetti che mirano a valorizzare tutti i sottoprodotti della filiera partono anche dalla fase appunto della raccolta delle foglie, oppure dall'utilizzo delle vinacce per ottenere anche in questo caso prodotti a base di bioplastiche. Nella visita guidata di oggi, i colleghi dell'Università di Modena e Reggio ci mostreranno appunto quali soluzioni sono state trovate per estrarre il rame dalle cenere di biochar e come si pensa di poterlo riutilizzare nel vigneto. Buongiorno a tutti, in questo breve video cercheremo di parlare delle metodologie impiegate per il recupero del rame da biochar di vite. Questa ricerca si va a inserire all'interno del progetto Valsovitis, un progetto finanziato nel programma PSR della Regione Emilia-Romagna e con capofila il CRPV. Il progetto punta tra le varie azioni all'innovazione nella filiera vitivinicola in termini anche di recupero energetici, e una piccola nicchia di questa cosa vede nelle macchine per recupero energetico la possibilità a cascata di poter andare a recuperare anche il rame che era in qualche modo stato preso dalla pianta durante i trattamenti che sono stati eseguiti su di essa nel corso degli anni. Il progetto di recupero e valorizzazione dei sottoprodotti vitivinicoli, che è appunto l'oggetto di questa presentazione, utilizza un gasificatore che vedete in figura, è una macchina da 30 kW elettrici e circa 60 kW termici del mercato americano, e mentre qui in Europa produce 25 kW elettrici e 50 kW termici, proprio per la differenza di frequenza di rotazione del generatore. Questa macchina è un gasificatore costruito da un'azienda americana, All Power Labs, che trasforma i sarmenti che vengono prima essiccati e pellettati, quindi i pellet di sarmenti vengono caricati nell'opera di caricamento della macchina e poi convertiti in un gas combustibile. Questo gas viene filtrato, mandato in motore. Tuttavia il processo non è perfetto, si produce un biochar durante la reazione di gasificazione. Dopo vedremo bene nel dettaglio dove viene prodotto. E questa macchina permette di sbloccare una filiera che fino a poco tempo fa era bloccata, poiché permette di valorizzare questo sottoprodotto per produrre energia elettrica termica e biochar, ed quindi evitare di utilizzare questi sermenti in maniera non tanto consona come bruciatura diretta in campo oppure trinciatura in campo, con tutti i problemi che si hanno di proliferazione fungina. Quindi, mentre la macchina è nella sua completezza è composta da due parti, quindi un reattore che converte la biomassa solida, nel nostro caso i sarmenti di vite, in un gas combustibile, vi è una seconda parte che utilizza questo gas combustibile all'interno di un motore a combustione interna. Tale motore è collegato al generatore, quindi produce la potenza elettrica ed eventualmente un cascame di potenza termica che possono essere utilizzati.
Se vogliamo un attimo concentrarci sulla parte, sul cuore, insomma, della tecnologia, che è il reattore, quindi la conversione da biomassa solida a gas combustibile, questo avviene attraverso una serie di processi che sono tutti concatenati all'interno del medesimo reattore. La biomassa, quindi parliamo di sarmenti di vite, scende per gravità e poi viene spostata tramite una vite senza fine nel reattore vero e proprio, e man mano che avanza verso il cuore di questo reattore incontra zone a temperatura sempre superiore. In queste zone a temperatura superiore iniziano a avvenire dei processi, potremmo dire, di distillazione di alcuni elementi, questa viene chiamata pirolisi, cioè la distruzione tramite il calore di alcuni composti organici. E questo processo, man mano che la biomassa procede verso il cuore, farà sì che si liberi vapore d'acqua, gas e vapori e oli di pirolisi. Tutti questi però non possono sfuggire dal reattore perché sono tirati costantemente dal motore che è a valle, e costretti quindi a passare per una zona di combustione. Nella zona di combustione noi andiamo a insufflare aria, solo che andiamo a insufflare aria in condizioni sub-stechiometriche, cioè fatto 100 l'aria che servirebbe per bruciare un determinato quantitativo di biomassa, noi andiamo a fornire 20-30 per cento di questo totale. In questo modo non c'è aria per poter fare una combustione completa, ma c'è aria sufficiente a sostenere una zona ad alta temperatura di combustione attraverso la quale passano tutti questi prodotti che prima ho elencato. Questi prodotti, passando dalla zona di combustione, si rompono e quindi una piccola parte di loro brucerà, la restante parte si va a rompere negli elementi costituenti. Questo fa sì che si crei un gas fatto di molecole molto molto semplici, parliamo di idrogeno, di monossido di carbonio, di metano, che sono gas combustibili che poi faranno il loro lavoro nel motore, e diluiti da ad esempio l'azoto che era contenuto nell'aria, di cui non possiamo farci niente, ci accompagna in tutta questa trasformazione, così come la CO2, che è, diciamo, l'eredità di quello sbilanciamento tra gassificazione, chiamiamo noi, e combustione. E per poter sostenere questa reazione, noi costantemente dal fondo del reattore noi andiamo a scaricare il biochar. Questo viene fatto analogamente a quello che è l'operazione di pulizia delle ceneri di una caldaia pellet, per dire. Solo che in questo caso noi dobbiamo scaricare e asportare questa materia prima che abbia completato la sua riduzione, quindi che non ci sia più materia organica. Pertanto noi scarichiamo questo tipo di biochar. Vediamo ora dove. Il biochar viene scaricato, come vedete nell'immagine, in un contenitore chiamato Biochar Collection. In questo contenitore si estrae un biochar di qualità, un biochar che può essere utilizzato anche per come ammendante nei terreni, ma è anche per molteplici utilizzi, per esempio può essere utilizzato per il filtraggio delle acque, oppure può essere ulteriormente trattato per fare carboni attivi. Questo biochar viene estratto dal fondo del reattore proprio per far continuare la reazione di gassificazione e quindi consumare nuova biomassa proveniente dall'alto. E tuttavia non è l'unico punto di estrazione di residui solidi, abbiamo un altro punto che si chiama Soot Collection, sulla destra della figura, che è posizionato sotto il ciclone che serve per depolverare il gas in uscita. Il gas in uscita si porta interno per fenomeni di trasporto del particolato, e questo particolato, anche chiamato SUT, è molto fine e può danneggiare gli organi meccanici che sono presenti, per esempio, nel motore, per cui occorre filtrarlo immediatamente appena questo esce dal reattore. Quindi c'è un filtro che si chiama in figura Stage 1 Filter, altro non è che un ciclone dove alla sua base si può trovare questo Soot Collection. E Soot è in effetti polverino molto molto fine e ad alto contenuto di ceneri, vedremo successivamente, è diverso dal biochar in quanto ha delle caratteristiche dimensionali ma anche di composizione totalmente differenti. E l'ultima cosa è più o meno queste macchine producono circa un 5-10% di biochar
rispetto alla biomassa in ingresso, quindi 400 è la biomassa in ingresso, scarichiamo circa 5-10 kg di biochar. E mentre per quanto riguarda il SUT siamo su percentuali molto inferiori, si parla dello 0,1-0,2% circa in massa rispetto alla biomassa in ingresso. Guardiamo adesso un secondo la filiera, quindi abbiamo detto che queste macchine consumano, producono circa 30 kW massimo nel mercato statunitense, dove il motore può girare a un regime di rotazione più elevato, grazie al fatto che la rete elettrica si trova a 60 Hz e non a 50 Hz. Da noi, dovendo girare a un regime più basso, si parla circa di 25 kW prodotti. E per avere un'idea, ogni kilowattora immesso in rete richiede circa 1,2 kg di biomassa in ingresso. Quindi se avrò la macchina che è impostata a 20 kW di potenza, questa mi consumerà all'incirca 24 kg ora, 25 kg ora di biomassa. Di questa, come diceva l'ingegnere Pedazzi, un 10% massimo viene convertita in carbone, tutto il resto diventa gas che poi andrà a produrre potenza elettrica. La filiera a cui ci riferiamo, ed è molto importante in realtà anche come conseguenza di questo progetto, è quella viticola vitivinicola, che aveva già visto in passato la possibilità di andare a recuperare gli scarti delle potature e convertirli in pellet. E come viene fatto questo? Il processo è fatto di più passaggi che ho riportato qui in figura, e in particolare si fa prima ovviamente una potatura che sia a macchina oppure manuale. I sarmenti lasciati nell'intrafilare vengono raccolti dalle macchine apposite che ne fanno delle piccole rotoballe. Queste piccole rotoballe sono sufficientemente areate da poter essere essiccate all'aria aperta, lasciandole anche volendo diversi mesi in campo, a bordo campo, in una rimessa sotto una tettoia. Dopodiché, quando il grado idrico è sceso sufficientemente, si può andare a un processo di macinazione e pellettatura. In quello che vedete in alto a destra è la serie di macchine necessarie per far venire questi passaggi. Quindi le ballette vengono trinciate e macinate, il macinato di queste ballette viene poi pellettato e produce il pellet che trovate in figura in basso. Cos'è importante dire che riguarda già il passato di questa filiera? Che in realtà il pellet segue tutto il pellet, mica solo questo, segue tutta una normativa che lo va a classificare in funzione del quantitativo di ceneri presenti e della fusibilità di queste ceneri. Le problematiche che sono riscontrate è che diverse regioni, anzi diverse zone, hanno adottato delle normative stringenti, soprattutto per le caldaie a uso domestico, che prevedono l'impiego solo di pellet certificato A1N+, quindi con un quantitativo molto basso di ceneri e con una fusibilità molto alta. Questo ha dato un po' un colpo a questa filiera, perché purtroppo già di per sé di partenza, senza parlare, vediamo fra un attimo, è comunque una biomassa un po' povera, perché ha tanta corteccia a fronte di poco materiale interno, quindi il pellet che se ne va a produrre spesso è ricco di ceneri, e questo lo classifica automaticamente come pellet di tipo B, cioè pellet industriale. Questo, secondo la normativa, parliamo almeno per le nostre zone, può essere impiegato solo in caldaie di potenza industriale, quindi sopra 35 kW di potenza termica, e quindi non a uso domestico. Il vantaggio della gassificazione qua rientra, perché può riportare in auge questa filiera che si era già andata a creare, che però ha subito questo colpo, in quanto la gassificazione non è un processo di combustione, e quindi anche le emissioni inquinanti, nonostante il nostro impianto possa avere una potenza termica, no? Non necessariamente, anche quando è usato a carico parziale, superiore a questi 35 kW, noi ci svincoliamo completamente da questa normativa. La gassificazione è un processo che strappa molto meno di inquinanti di tipo particolato, e soprattutto perché c'è uno stadio di filtrazione tra il reattore e il motore. Quindi il connubio del fatto che noi prima gassifichiamo, creiamo un gas e poi dopo lo bruciamo nel motore, quindi ha due momenti, due stadi in cui questo può essere ossidato, no, con l'aria. Unito al fatto che c'è una vera e propria filtrazione in mezzo, fa sì che in realtà noi possiamo utilizzare questo pellet, e anche le prove che abbiamo fatto
sulle emissioni in atmosfera sono molto incoraggianti. Siamo ben al di sotto dei limiti di legge sia per l'Emilia Romagna, abbiamo guardato anche normative straniere come ad esempio lo Stato della California che ha normative fortemente stringenti. Quindi è molto utile parlare di questa filiera anche in natura del fatto che è una filiera che era nata in passato ma che rischiava di subire un po' una botta d'arresto. Noi possiamo con questa tecnologia riportarla in auge. Passiamo ora alle analisi chimiche che sono state fatte sul biochar da gasificazione. Abbiamo suddiviso la presentazione in quattro tecniche che sono state eseguite sui campioni. La prima tecnica è quella dell'elettrodeposizione. E immaginate un pezzettino di char che al suo interno è ricco di sali o cloruri metallici, tra cui anche i sali cloruri contenenti rame. Questo rame, per essere portato allo stato metallico, deve essere prima disciolto attraverso un attacco acido, in particolare è stato utilizzato acido nitrico per rendere liberi gli ioni di rame all'interno di una soluzione liquida. Dopodiché questa soluzione è stata processata tramite elettrodeposizione. Come funziona? In pratica l'elettrodeposizione è una sorta di batteria al contrario, passatemi il termine, in cui sfruttiamo l'energia elettrica per trasformare gli ioni, in particolare i cationi di rame, in atomi di rame puro. Infatti i cationi sono a tutti gli effetti degli ioni positivi che hanno un elettrone in meno, per cui utilizziamo un elettrone presente all'interno della cella elettrolitica per creare rame puro. Quindi la cella elettrolitica è formata da due elettrodi, un catodo e un anodo, viene imposta una differenza di potenziale e quindi si crea un passaggio di corrente. La corrente non è altro che elettroni, questi elettroni reagiscono con gli ioni all'interno della soluzione e creano rame puro. Questo rame si deposita poi sull'elettrodo, su uno dei due elettrodi, in particolare quello di platino. È stata fatta poi una seconda tecnica che viene declinata in due modi, come vedremo fra un attimo, e che sfrutta una tecnologia diversa. Quindi facciamo solo velocemente un passo indietro. Che cosa intendiamo noi per ceneri? Il problema è che la biomassa, tutta la biomassa, anche quella di altissima qualità, parliamo ad esempio dell'abete decorticato o altro, contiene un quantitativo di ceneri. Questi sono i materiali inorganici che naturalmente sono contenuti, che servono anche in parte per la fisiologia della pianta, e che se io vado a fare un processo di combustione o di termodegradazione di questa biomassa, io mi ritrovo perché questi non si ossidano, o quantomeno se si ossidano creano degli ossidi che sono stabili, non si liberano nel processo. E queste ceneri possono venire nel caso della viticoltura da due grandi panieri, cioè quello delle fisiologie proprio della pianta, quindi la cenere che troverei a prescindere, l'altro invece è quello che riguarda i trattamenti. Ricordiamo che in particolare se abbiamo fatto coltura biologica, questa vite ha subito diversi trattamenti che hanno apportato ad esempio del rame. E questo rame in qualche modo si è andato a inserire, non allegare chimicamente, ma a inserire nella matrice della biomassa. E la domanda che si è imposti quindi era se, uno, quanto era questo rame, due, se in qualche modo poteva essere recuperato. E vedremo che non c'è solo il rame, ecco. La seconda tecnica, come dicevo, invece sfrutta una parte di quanto ha già illustrato il mio collega, cioè l'idea di prendere il biochar, in cui si sono concentrate queste ceneri, perché si erano un po' diluite, diciamo, nella biomassa tal quale, dato che noi abbiamo gasificato, abbiamo asportato tutto quello che era utile per fare del gas, quelle ceneri nel questo carboncino si sono trovate più concentrate. La prima cosa che devo fare è liberarle. Per liberarle farò un processo di macinazione e poi le scioglierò, nel senso che non si scioglie, però immergerò in un composto fortemente acido, in una soluzione fortemente acida, questa polvere macinata. E utilizzando acido nitrico, quindi io vado a sciogliere e mandare in soluzione quelle che erano le ceneri intrappolate nel char,
E in questa seconda tecnica, anziché fare l'elettrodeposizione illustrata dal mio collega, la cosa che si può fare invece è una tecnica che assomiglia, se vogliamo, un po' al saggio alla fiamma, che è una cosa che si faceva come esperimento anche nelle scuole superiori. Cioè io inietto questa soluzione contenente le ceneri disciolte in una fiamma di plasma all'interno di una macchina che è capace di andare a individuare lo spettro di emissione, cioè il modo in cui cambia il colore, possiamo dire in realtà è un po' più ampio il concetto, il colore di questa fiamma, e quindi al variare di questo spettro di emissione io so che cosa sta bruciando in questa fiamma di plasma. Questa tecnica si chiama ICP. La tecnica numero 3 ha tutti gli effetti molto simili alla tecnica numero 2. In questo caso non utilizziamo char tal quale per l'attacco acido, quindi nella soluzione con acido nitrico non viene messo char, ma vengono messe le ceneri derivanti dal char di partenza. Le ceneri come vengono ottenute? Attraverso calcinazione e muscola, semplicemente. Un campione di questo char viene posto all'interno di un forno a circa 600 gradi per 6 ore e quello che otteniamo dopo questo lasso di tempo è cenere che viene poi utilizzata successivamente per fare l'analisi ICP. La matrice carboniosa durante la combustione del char si distrugge e volatilizza, quindi la troviamo poi successivamente in atmosfera. Quindi perché fare questi due passaggi, cioè fare prima l'attacco del char nella soluzione e poi invece l'attacco delle ceneri? Perché vogliamo capire quale dei due metodi è più efficace, perché c'è il caso che l'attacco del char con l'acido nitrico non sia abbastanza aggressivo, non riesca a liberare tutte le ceneri presenti all'interno della matrice carboniosa del char, mentre siamo abbastanza sicuri che l'attacco delle ceneri con l'acido nitrico permette di solubilizzare all'interno della soluzione tutti i cationi dei metalli presenti nelle ceneri stesse. Quindi questo passaggio permette di avere una maggiore efficacia di estrazione dei metalli presenti all'interno del char. Infine indichiamo una quarta tecnica di indagine, sempre per andare a capire il quantitativo di char e di rame che è contenuto all'interno di questo char. Il metodo utilizza sempre la calcinazione, quindi noi andiamo a mettere in muffola questo carbone e la muffola portata a 600 gradi, è presente dell'aria all'interno del forno, questo va a bruciare il carbonio presente nel char, quindi quello che rimane all'interno del crogiolo è unicamente la cenere. Dopodiché stavolta facciamo un attacco con un acido diverso, ho fatto un attacco con acido cloridrico e poi questo acido è stato fatto evaporare. In questo modo siamo sicuri che abbiamo estratto in fase nella soluzione acida solo quello che volevamo analizzare e poi facendo evaporare, una sorta di distillazione potremmo dire, poi si arriva in realtà al solido, analizziamo solo quello che è di nostro interesse dal punto di vista scientifico. Questo è stato fatto con un approccio multistrumento, in particolare sono state combinate delle indagini a raggi X in cui si vede la fluorescenza a seguito dell'incidenza di raggi X sul campione di ceneri. Questo darà uno spettro, lo vediamo fra pochissimo, e questo combinato con delle analisi SEM e DDS che invece sono state fatte sui campioni di char tal quale, cioè nel senso non sulle ceneri ma sulla matrice carboniosa. Il SEM altro non è che il microscopio elettronico, quello che viene chiamato comunemente il microscopio elettronico, che spesso è dotato di più di uno strumento nella testa del microscopio. Uno di questi si chiama EDS, cioè che utilizza lo scattering, la dispersione di elettroni a seguito dell'incidenza in un punto preciso dove vado a individuare, e nuovamente questo lo correla ad alcuni elementi, cioè agli elementi che possono provocare un determinato scattering. Ai risultati
ottenevamo dai risultati della metodologia 1. Allora, dopo circa 2 ore di elettrodeposizione, l'elettrodo di platino è completamente ricoperto da uno strato di rame metallico che si deposita su di esso. E facendo il calcolo elettroso e in particolare andando a pesare l'elettrodo prima e dopo l'elettrodeposizione, riusciamo a sapere quanti milligrammi di rame puro sono presenti sull'elettrodo. Quindi rapportando il tutto ai grammi di char utilizzati nell'attacco acido precedente, possiamo ottenere questo valore di 0,63 milligrammi di rame puro su grammo di char trattato, char secco, quindi totalmente seccato. Tuttavia, nella soluzione si è accorto che è rimasto un altro po' di rame, e come si è accorto in pratica si è ripulito l'elettrodo di platino, è stata fatta ripartire l'elettrodeposizione e fino a completa elettrodeposizione di tutti gli atomi di rame presenti nella soluzione. E per cui è stato calcolato un fattore di recupero pari circa al 69%. Quindi questo viene utilizzato anche nei processi industriali di elettrodeposizione. Purtroppo non tutto il rame viene recuperato al primo ciclo, un po' di rame viene recuperato al ciclo successivo, quindi bisogna fare il processo in più step. Nonostante tutto, vuol dire che comunque i quantitativi di rame recuperati non sono trascurabili da questa tecnica. E vediamo successivamente quello che è stato possibile recuperare dalle tecniche successive. Passiamo alla tecnica 2, che ricorderete uguale alla tecnica 3, solo che la tecnica 2 utilizza il biochar tal quale, quindi qui è interessante andare a vedere il risultato di quello che viene rilevato dallo strumento, della fiamma di plasma, dalla soluzione di acido nitrico che è andata a disciogliere il biochar tal quale. Questo dovremo confrontarlo, quindi è molto importante fare il confronto tra questa tabella e la successiva. Quindi in un caso attacco di acido del biochar, in un caso vedremo dopo attacco acido delle ceneri del biochar. E abbiamo diviso il biochar in tre categorie, qua, visto che potevamo permetterci di fare una serie di analisi, e in particolare abbiamo guardato il biochar tal quale, quindi così come viene ricevuto, il biochar depolverato, nel senso che spesso anche nell'estrazione, nel punto di raccolta in fondo al reattore, vi è una commistione di una parte più polverulenta e una parte meno polverulenta, si può depolverare questo char, vedere che cosa, qual è il suo contenuto di rame, e poi invece la polvere del ciclone. Allora, si vede che il contenuto di rame va a aumentare dal tal quale al depolverato, quindi vuol dire che nel caso delle polveri che sono estratte dalla fondo del reattore, sono polveri che sono più povere di char, perché depolverando il biochar io vado ad aumentare il suo contenuto di rame fino a 0,37 mg su grammo di char. Quindi un dato, ricordiamo questo dato perché è inferiore a quello ottenuto per l'elettrodeposizione. Quindi vuol dire che abbiamo in qualche modo il detecting di questo rame, qualcosa non siamo riusciti a trovarlo. Il valore massimo, che inizia ad assomigliare al valore ottenuto prima, invece è ottenuto per la polvere di ciclone, che quindi sembra essere più ricca in questi elementi che noi andiamo a individuare con la tecnica dell'ICP. Mentre se consideriamo l'ICP fatta sulle ceneri del char, vedete che i risultati sono molto più incoraggianti. Dal biochar tal quale è stato ottenuto circa 1,247 milligrammi di rame su grammo di biochar tal quale.
e quindi non sono grammi di cenere questi, ma grammi di biochar tartare che è stato passato in forno, quindi è stato fatto calcinare in forno. E quelli che vedete sulla destra, invece, le percentuali sulla destra sono gli errori di misura, che comunque sono state fatte più prove, quindi è quella la deviazione standard della misura, e vedete che comunque c'è una variabilità dei risultati molto bassa, massimo 2,25%. Qui si può vedere come il biochar tartare è più ricco di rame rispetto al biochar depolverato e alla polvere del ciclone che aveva chiamato prima Sud. Questo perché? Perché vi anticipo un attimo il risultato che abbiamo visto dopo, nel rame è tendenzialmente presente all'interno del biochar stesso, non sulla superficie dei granuli di biochar, sia nella polvere del ciclone che nel biochar depolverato abbiamo un quantitativo minore perché non consideriamo, diciamo, abbiamo fatto un passaggio ulteriore che va a disgregare e a dividere sempre di più questo contenuto di rame all'interno del char, mentre prima nel biochar tartare, diciamo, abbiamo il pezzo di char in tonso, nel biochar depolverato, nella polvere di ciclone, abbiamo fatto un passaggio che ha diluito ulteriormente il quantitativo di rame. Questo risultato, vedete, è migliore rispetto a quello ottenuto con la prima tecnica, cioè la tecnica dell'elettrodeposizione, calcinazione precedente in muffola. Andiamo invece a vedere un po' di risultati qualitativi delle tecniche di XRF e dell'analisi col microscopio elettronico. E quindi in particolare XRF noi andiamo come abbiamo detto, a ridurre in cenere e poi ad andare a colpire con dei raggi X e vedere la fluorescenza di diversi elementi in funzione dei raggi X incidenti. Questo ci produrrà una serie di spettri. In realtà, se anche non andiamo immediatamente a guardare gli spettri di emissione della fluorescenza, già ad occhio nudo noi potevamo vedere che le ceneri ottenute dal biochar tartare e le ceneri ottenute invece dalla polvere di ciclone hanno colori diversi. Il colore diverso mi fa già presagire che avrò degli elementi differenti contenuti nelle due ceneri. In particolare, se noi andiamo a vedere la presenza di elementi, nella polvere di ciclone, adesso senza entrare per forza nello specifico dei singoli picchi, però io vedo una ricchezza di picchi superiori, cioè di base tutti i picchi che sono presenti nel tal quale li ritrovo nella polvere di ciclone, quindi quella parte che probabilmente è propria del char. La vado a riconoscere sia nel tal quale che nella polvere di ciclone. La polvere di ciclone sembra però avere delle cose in più. Allora, ci si interroga su da dove vengono queste cose in più. Aumenta il picco del ferro, compaiono picchi completamente nuovi come quello del nickel e del zinco, per dire che invece erano pressoché inesistenti nel tal quale. Allora, i fenomeni sono due. Da un lato, probabilmente la polvere di ciclone è costituita da char che ha lavorato di più e quindi si è ulteriormente concentrata con le cenere, quindi dovrei vedere dei picchi più alti per gli elementi che già riconoscevo nella tabella superiore. La presenza di picchi nuovi invece purtroppo è dovuta all'impianto, cioè essendo che noi stiamo lavorando comunque a temperature molto elevate, perché immaginate che nel cuore del reattore io ho circa 1000-1100 gradi Celsius e questa temperatura va a calare fino a circa 650, 700-650 gradi Celsius nel punto in cui estraggo il char. Queste temperature sono temperature proprie del rammollimento di diversi metalli, così come anche se scelgo metalli che o elementi che hanno grande resistenza, pensate che il cuore di questo reattore è fatto in materiale refrattario ceramico, il cestello che agita il char è fatto in acciaio ad alto tenore,
scusate, acciaio resistente ad alta temperatura e quindi povero ad esempio del cromo. E ciò nonostante però questi metalli sono costantemente stressati dalla presenza di ambienti ad altissima temperatura. Quindi in realtà nella polvere ciclone probabilmente io vado a individuare alcuni elementi che sono in realtà sto lentamente mangiando il mio impianto. Ovvio che stiamo parlando di un fenomeno che si manifesta nell'usura proprio dell'impianto nel corso di anni di funzionamento, però che riconosciamo dal punto di vista dell'analisi chimica istantaneamente facendo questa prova. L'ultimo risultato che facciamo vedere sono le analisi SAM sul biochar tal quale e sul polverino del ciclone. Qui vedete l'immagine SAM del biochar tal quale. Tramite il software del microscopio è possibile fare un'indagine qualitativa degli atomi dei singoli elementi che vedete in figura, quindi più l'immagine è colorata, maggiore il quantitativo di questo elemento all'interno del campione. Vedete che ovviamente il carbonio è colore abbastanza intenso, c'è tanto carbonio, ma c'è anche tanto potassio, magnesio, fosforo, calcio, che sono tutti elementi tipici delle ceneri. E vedete che invece il rame sulla superficie del campione, diciamo ovviamente non può andare a indagare all'interno del materiale, ma solamente sulla superficie, vedete che nel rame all'interno del campione non ce n'è. Questa prova è interessante perché quindi possiamo, se noi avessimo fatto come primo test questa analisi EDS, noi avremmo concluso che il rame non era presente nel CHAR. In realtà quindi dobbiamo fare una distinzione tra cosa è presente sulla superficie e che cosa è presente all'interno della matrice invece della biomassa. Il rame è presente all'interno della matrice. Potassio e silicio e calcio, ad esempio, invece sono evidenti che sono in qualche modo clusterizzate su queste impurità che anche nell'immagine centrale comparivano come più chiare, quindi probabilmente sono degli agglomerati in cui è presente più cenere, sono magari delle piccole parti di polvere lente che hanno bruciato fino a ottenere la cenere e poi hanno viaggiato, adagiate sulla superficie del CHAR. A titolo di completezza abbiamo fatto anche un'analisi sulla polvere di ciclone, anche se parliamo di elementi molto più piccoli, quindi anche l'EDS che è stato fatto più piccolo. Nuovamente però anche nella polvere di ciclone, nonostante ricordate le concentrazioni alla fine sono molto più alte, se noi andavamo a fare le ceneri e poi dopo a fare tipo l'XRF, e nonostante i quantitativi di rame siano più elevati, come anche quello degli altri elementi, in realtà l'analisi EDS non era stata capace di riconoscere queste cose. Bisogna che adesso però mettiamo un po' insieme queste analisi che abbiamo fatto per trarre un po' di conclusioni. Diciamo che il quantitativo di rame nel biochar non è affatto trascurabile, infatti siamo intorno dello 0,1% se consideriamo il biochar tal quale. Inoltre abbiamo visto che questo rame può essere facilmente recuperato sia per elettrodesposizione, e quindi la tecnica numero uno, sia con altre tecniche meno raffinate, come possono essere quella della precipitazione con attacco acido. In questo caso però non otteniamo, per esempio attaccando con acido cloridrico, otteniamo dei cloruri di rame, oppure dei cloruri di potassio, magnesio, zinco, ferro e così via. E nella formulazione tuttavia dei conservanti in agricoltura, in viticoltura, si fa spesso l'utilizzo di questi cloruri metallici. La stessa bottiglia borbolese, per esempio, è presente una composizione che ha sia il solfato di rame ma anche altri composti come per esempio il cloruro di rame, eccetera. Quindi può darsi che non sia necessario per alcuni fini, quindi di riutilizzo del rame in viticoltura, andare fino alla purezza completa del rame,
ma possiamo fermarci, per esempio, allo stato di cloruri o altri composti e poi utilizzare queste composte direttamente nelle formulazioni chimiche. Inoltre, come conclusione, torno un attimo agli spettri di emissione. Abbiamo visto che non è presente solamente il rame, anzitutto, quindi in realtà anche utilizzando le tecniche elencate, magari settandole in funzione di interesse di altri elementi, io potrei andare a recuperare altri elementi che sono anche questi di interesse, anche se non erano, non avevamo battezzato quelli all'interno di questa indagine, quindi il potassio, il ferro, il calcio, il manganese e in parte eventualmente anche lo zinco se andassi a trattare la polvere di ciclone. Infatti questa ricerca ci ha permesso anche di capire che la qualità del char varia in funzione del punto di estrazione della macchina e il char più puro, possiamo dire, lo si riesce a ottenere estraendo e dal punto al di sotto del reattore. E questo in realtà è utile da un punto di vista agronomico, questo char, perché di per sé presenta una dimensione più grande, quindi anche il suo impiego, essendo meno polverulento, anche per l'operatore più sicuro. Però è anche sporco, potremmo dire, degli effetti dell'attraversamento dell'impianto di produzione. Okay. E queste cose vanno tutte messe insieme se si vuole scegliere una filiera che vada a vedere, ad esempio, sia l'utilizzo del char e a uso economico, quindi della parte della matrice carboniosa, perché al suolo apparentemente interessa più che altro quella, se invece per la parte di estrazione e recupero del rame in esso contenuto. Con questo direi che è tutto, chiudiamo questo video informativo delle tecniche da noi impiegate e con questo noi vi salutiamo.